E allora, in questo allenamento voglio andare proprio a zeccare, a lavorare proprio sulle gambe e sui glutei. Allora, per farlo, andiamo in quello che si chiama Crescent Pose. Allora, è una posizione della yoga. Ci allunghiamo le gambe destra in avanti, le braccia vanno sopra la nostra testa, ok? E come potete vedere, il tallone è sollevato, ok? Scendiamo e saliamo. Vai, uno, and su. Due, su, continui. Tre, 4, continui ancora così, 5, 6, 7, 8, adesso andiamo, portiamo le braccia in avanti e teniamo la posizione, teniamo in posizione in quella che stai provando di immaginare, ok, è che c'è un filo dal tallone fino alla testa, addominali rimangono tesi, ok, stendiamo le braccia, posizionando il peso sul tallone destro, ok, torniamo su, porti il coccige in avanti e scendo, 1, 2, ancora, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, di nuovo stendiamoci in avanti, di nuovo dal tallone alla testa, lunghezza, addominali tesi, spingi sul tallone, ok? Però stai provando comunque di tenere tutto in un modo energetico, ok? Tieni l'energia, stendi, ancora, 3, 2, 1, and relax. Adesso cambiamo la gamba, porti la sinistra in avanti, ok? Ginocchio sopra il tallone, stendi le gambe indietro, sollevando il tallone, i bracci vanno sopra, porti il coccige in avanti, ok? Di nuovo, 8, 7, spingi bene 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 sul tallone, ok? Ancora, 6, 5, 4, 3, 2, e andiamo a allungarci, teniamo la posizione, ok? Spingi bene sui talloni, yes. Sì, ok? Energia fino proprio alla testa, ok? Di nuovo torniamo indietro, scendiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allunghiamoci, teniamo proprio le braccia in avanti, ok? Addominali tesi, tieni la posizione, ok? Continui, 4, 3, 2 e sollevo. Bravi! Adesso andiamo avanti con il prossimo allenamento insieme. Bravi! Adesso facciamo un chino alla corte, allora porta la gamba destra indietro e la sinistra, molto molto divaricata, busto viene in avanti, a questo punto sto lavorando sul tallone, ok? E spingo verso basso, allora tutta la concentrazione è con il mio peso verso basso, ok? Busto in avanti, gluteo indietro, sto lavorando sul tallone, ok? Spingo verso basso, 2, 3, 4, ancora 5, 6, 7, ancora 8, vai, 8. 7, 6, spingi, comincerai a sentire proprio che si attiva sotto il gluteo. Adesso guarda che facciamo, saliamo e scendiamo, 8, spingi, 7, 6, 5, puoi sollevarti, ancora, 3, e 2, e 1, rimango giù, spingo giù, spingo giù, spingo verso basso, basso, ancora, continuiamo, e 8, 7, 6, 5, 4, 3 e ci solleviamo, 1, 2, push, 3, 4, ottima, 5, 6, 7 e 8, lo sentirai sicuramente nel gluteo, lo senti? Perché la cosa importante è proprio di incrociare tantissimo indietro, portare il busto in avanti, ok? Busto in avanti, sto spingendo sui talloni verso basso. Continuiamo, adesso andiamo, spingiamo verso basso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Adesso sollevamoci, su e 2, spingi sul tallone, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, riscendo molleggiando, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, ci siamo quasi, dai, 4, 3, 2 e solleviamoci, 8, scendo, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
e uno. Wow! Eccellente, l'hai sentito? Perfetto, allora andiamo avanti con il prossimo esercizio con Turbo Gag. Allora andiamo a fare un allenamento per il nostro interno cosce, molto veloce, ok? Perché è molto breve ma molto intenso. E andiamo a fare un grand plié in chiusura però, così facciamo 1, 2, 3 e in chiusura. Quando chiudo devo tirare dentro i glutei e schiacciare l'interno coscia, che okay? Diventare molto compatta, ok? Così 1, 2, 3 e chiudo. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, squeeze, viene meglio in italiano, in inglese, squeeze, okay? Vuol dire stringere, 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 su, scendo, 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 squeeze up, e scendo, 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 e chiudi, vai, 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 grandi, su, easy, e tira, 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 tutto, anche addominale, tira tutto insieme, e su, tira, e su, ok, ancora 10, 2, 3, chiudo, 9, chiudo, 8, chiudo, 7, chiudo, 6, chiudo, 5, spingi, 4, 3, 2, e 1, ah, relax, come ti ho detto, breve ma molto intenso, e andiamo sul prossimo esercizio insieme, e spero che ti stai trovando molto bene con il mio Gag Turbo. A presto. Ecco un esercizio eccellente per il vostro basso addome. Allora, vi chiedo di mettere le mani sotto le natiche, ok? E cominciamo a proprio fare una forbiciata, ok? Forbiciate addominali sono tesi, 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 ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop, divarica e batti i piedi. E relax. E allora facciamo un'altra volta, di nuovo giù, andiamo, 8, 7, 6, tieni addominali tesi, 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 4, 3, 2, divarica le punte e batti i talloni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ci manca ancora uno, gli addominali rimangono tesi, ok? Se ti devi interrompere, interrompi se è necessario, però poi ributtati nella mischia appena possibile, ok? Rifacciamolo, ultima volta, mani sotto i fianchi e siamo pronti, andiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 divariche le punte e tallone contro tallone. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Recupero e ti aspetto al prossimo esercizio insieme per il nostro Turbo Gag. Ciao, sono Jill, sono tornata con un altro esercizio, un esercizio eccellente per l'interno coscia, io li chiamo romboidi e sono romboidi perché dovete immaginare di tracciare un romboide con i piedi e con le ginocchia, ok? Mettete i piedi sotto le natiche, ok? Per proteggere la schiena, suona dei piedi insieme e facciamo leggere verso basso. Ancora, scendi giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tendi verso su, e su e giù. Stendi provando di schiacciare l'interno coscia, come se ci avesse una palla invisibile tra le cosce, ok? 4, 3, 2, continui. Su, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, scendi giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e solleviamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eccellente per l'interno coscia e ti aspetto proprio qui con il nostro Turbo Gag e il prossimo esercizio insieme.